Questo gioco è balorto. Dopo 2 ore di navigazione, per cercare di capire dove stava la palude, l'episodio procedeva bene. Sì, era stressante perché non trovavo nessuno, ma poi è arrivata la morte. Parliamo del fatto che stavo giocando di sera. Era mezzanotte. La mia nave si è arresa sopra un po' di sabbia. Mi hanno attaccato tutti. Non sono riuscito neanche a difendermi minimamente. E sembrava finito tutto lì. No, 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 perché sono andato a letto. E mentre stavo a letto pensavo, oh, ma se io mo uso i trucchi, volo fino al punto dove ho perso tutto, mi ripiglio tutto e ciccia, la palude sotto sta e va bene. No, no, non si fa. Lo spirito di Valheim non è questo. Stai usando il tuo tempo per giocare, per divertirti, che fai? Usi i trucchi per andare contro al divertimento. No. Cioè, non c'ha senso, no? I trucchi non c'hanno proprio senso. Lo scopo del gioco è quello di crescere, di esplorare, di fa fare il mazzo tanto al personaggio. Quindi vi spiegherò al volo cosa ho fatto. Ho registrato tutto. Ma ascoltate bene perché questa è proprio una cosa fantastica. Fernandeiro proprio ha vissuto delle esperienze uniche. Lo sapete che significa uniche? La mattina subito mi ci sono rimesso, prendo la zattera e ci ritorno. Fino a quando il tempo è stato clemente, andava tutto ok. La zattera era lenta come la fila dal dottore, però andava bene. Inizia a piovere. Va bene. Torno subito verso la costa, temendo di rimorire. Ok. Il tempo migliora un po'. Riparto. Mi faccio coraggio e riparto. Inizio a attraversare il pezzo che ci collega all'ultima isola. Quella dove effettivamente ero morto. Ecco qua la rivelazione. Il bestio. E che incomincia a inseguire la zattera. Ok, Fernandeiro si agita, però nudo continua comunque a pilotare la sua zattera. Continua a sfruttare il vento che c'è e non c'è, le onde immense. La zattera che chiede aiuto inizia a subire danni e plof. Rimango a nuotare. Fernandeiro non molla. E arriviamo all'isola. No, non ci arriviamo all'isola. Me mangia. Il serpente marino mi si è magnato. Lì proprio, in quel momento, Fernandeiro ha detto: ma perché non torniamo su Red Dead Redemption 2? E io gli ho detto: ok, ci ritorneremo. Però adesso è una questione di onore. Ho ripensato subito ai trucchi, dicendo: dai, ma usali, che cazzo dovrei. No, inizio a pensare col cervello: ma se quel mostro rimane là? Cioè, come faccio a attraversare? Prendo quello che mi può servire per fare una zattera. La nave non la posso fare più. Perché non posso fare la nave? Perché mi serve la legna pregiata per fare la nave. Ma per fare la legna pregiata mi serve l'ascia di bronzo. Ascia di bronzo che avevo con me quando sono morto sulla nave. E vado nel punto più lontano della mia isola. Per cercare di raggiungere con la zattera, subito subito, la nuova isola. Quindi riparo una delle casette che qualcuno per miracolo aveva lasciato lì e appena il tempo si fa bello vado. Mentre stavo attraversando ritorna il bestio. Ma il bestio questa volta fa i giri su se stesso e decide di non attaccare. E continuiamo ad attraversare quella zona proprio brutta. Allestisco una sorta di accampamento prima di tornare nel punto della mia morte, per fare cosa? Un portale. Portale che mi collega direttamente a casa. In questo modo, morendo, ho comunque la possibilità di ritornare lì subito, senza dover attraversare l'oceano col bestio. Dopo un'altra ora e mezza di registrazione, sembra tutto quanto davvero molto molto vicino. E effettivamente lo è, perché riesco ad arrivare nella zona della mia morte. In questo caso, riesco ad affrontare i balordi che mi hanno ucciso, compresi anche i serpenti in mezzo all'acqua. E tra l'altro, dopo aver recuperato tutto quanto,
devo dire che il coltellino e lo scudo vanno benissimo. Per il terzo boss sicuro dovrò fare una nuova arma. La nave purtroppo l'hanno distrutta. In questo momento la cosa più vicina che abbiamo per navigare è la zattera. Però effettivamente ho anche creato un altro rifugio, fatto meglio rispetto a quello di prima. Più coperto perché ho alzato proprio una barriera con le rocce. Quindi oltre alle protezioni in legno c'è anche la roccia. E dopo avervi raccontato le gesta di Fernandeiro, possiamo continuare con il nostro episodio. Fortunatamente non è cambiato nulla, sono riuscito a recuperare tutto, come avete visto. Ho fatto il tavolo del cartografo e praticamente qui, da quello che ho capito, in base alle scoperte che facciamo della nostra mappa, ce le segna qui. Boh, non capisco bene il senso di tutto ciò. Avrà una sua utilità, forse, ma ancora non ho capito. Per tutto il resto, ragazzi, con il fatto che ho combattuto contro qualcuno della palude, come vedete il fermentatore sta facendo altre pozioni della salute, ho fatto le pozioni per la resistenza al veleno, che non ci rendono immuni, però ci permettono di resistere meglio al veleno subendo meno danni. I serpentini velenosi in mezzo all'acqua, no il serpente gigante, no il serpente marino, quello non so come ucciderlo. Però se si trova ancora lì, forse posso provare a fare una sorta di trappola, a combatterlo dalla riva. Non lo so, poi ci penserò. Però effettivamente se ti becca quando stai sulla nave in mezzo all'oceano, non so quanta vita possa avere e se le frecce gli fanno male o no. Comunque, combattendo con i mostri della palude, i serpentini quelli sott'acqua ci rilasciano la sacca di sangue. E con la sacca di sangue si può fare una nuova pozione per aumentare ancora il recupero della salute. Quindi è la versione, diciamo, aggiornata della pozione che già abbiamo. Cambiando però alcuni ingredienti, sempre con la sacca di sangue, possiamo fare la resistenza al gelo, potendo andare così sulla neve. Come vedete, il miele adesso ci sta tornando molto molto utile. In tutto ciò, ragazzi, sono anche stato attaccato dai troll. Tre troll mi hanno attaccato qui nella base e hanno sfondato un po' tutto qui. Fortunatamente solo il recinto esterno, però ho deciso di allargare un po'. Come vedete c'è una nuova costruzione con delle scalette qui, e qui, ragazzi, ho piantato tante più carote. Le carote mi servono per mangiare, per fare questi pasti qui. Ho piantato tantissimi alberi laggiù, infatti come vedete ci sono anche dei pini, e bene o male in questa zona ho tutto. Noi siamo qui e la neve si dovrebbe trovare di qua, la nostra piccola montagna, non il montagnone immenso che avevo trovato di qua. Andando qui, forse possiamo sconfiggere qualche lupo, soprattutto se prendiamo la pozione della resistenza al gelo. Sto coso ci mette tanto. Io faccio così, lo poso e provo ad andare senza nulla. Tanto al massimo moriamo. Fernandeiro ultimamente ci ha preso gusto a morire. Inizia anche a piove, ci manca solo il serpente terrestre, mo. Ok, siamo vicino alla neve. Probabilmente ho fatto un viaggio a vuoto perché inizieremo subito a congelare e basta. Però questo scudo, almeno contro i nemici della palude, sembra andare bene. Non so come può andare contro i lupi. Però forse affrontandone uno alla volta posso riuscire a fare qualcosa? Non lo so. E sinceramente non so neanche quanto lontano possano essere questi lupi. Facciamo piano, anche per capire quanti danni fa il freddo. Non ci dai il benvenuto sulla neve, gioco? Stai congelando. Ah, ok, iniziamo proprio a congelare così. Quindi con la pozione per resistere al gelo forse subiamo meno danni nel tempo.
Quello che sto cercando io è lì giù. L'ho ucciso. Quello era un lupo, eh. Porca vacca, anche questo è un lupo. Cavolo, 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 cavolo. Ha spaventato più il cinghiale che il lupo. C'abbiamo il lupo, c'abbiamo il cinghiale, c'è sta tutto. Ma l'hai pigliata con loro? L'ho ferito. Porca vacca, non gli faccio niente così. Così non gli faccio niente. Con le frecce sì, ma così no. Ok, lo scudo mi difende abbastanza. Allora è veloce il balordo. Ok, allora con le frecce ce la faccio ad ucciderlo. Pelliccia di lupo. E tappeto di lupo. Ok, quindi possiamo iniziare a fare qualcosa effettivamente. Sopra prima ne ho ucciso un altro. Meno male che abbiamo l'arco bello potenziato. Fortunatamente se l'è presa con i cinghiali il lupo. No, ne arriva un altro. Ne sa più di uno. Due lupi. Corri, 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 corri. Dobbiamo scendere giù. Ma se salgo qui su. Aia, 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 mi pigliano. Allora, sto a rischio, ma se riesco a fregarli, tipo portandoli dai cinghiali. Aia, 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 no, dovete attaccare loro, non me. Bravissimi. Ne devo far fuori almeno uno. Col cavolo. Seccalo, 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 seccalo. No! Ho azzardato, eh. Ma vediamo un attimo se possiamo già fare qualcosa da dove abbiamo scoperto. Per ora non mi dice ancora nulla, eh. Questo ancora non finisce. Una cosa brutta in questo gioco, quando ti uccidono, le abilità diminuiscono. Quindi la corsa peggiora, il salto peggiora, tutte quante le abilità calano. Quindi anche per questo uno tenta di non morire. Lì c'è un lupo ancora. Forse sta risalendo su. Rimetto tutto. Abbiamo anche la carne di lupo, la pelliccia di lupo e basta praticamente. Resta il fatto che con l'arco si possono uccidere. Quindi se riesco a cacciarli piano piano da lontano, ce la faccio. Tu, balordo, sei uno di quelli di prima, eh? Non l'ho preso, bello. Continua a non prenderlo. Di sicuro non dovevo giocare così. No, 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 no. Cavolo, ho fatto una stronzata. Sono lupi killer questi, fanno malissimo. Che cos'è quello? Quello lì è un licantropo. Io, no, 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 io ero rimasto ai lupi, non ai licantropi. Qu quanto fai male tu? Il lupo, ho perso il lupo. No, 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 no. Attaccate proprio al cavolo. Ok, abbiamo qualcosa in più. Sappiamo che ai lupi con l'arco possiamo fargli del male, ma se si avvicinano praticamente non ci lasciano scampo. A meno che non utilizziamo lo scudo con l'arma che abbiamo noi, ovvero il coltello, non facciamo nessun danno ai lupi. Dovremmo stare lì ad attaccare per tantissimo tempo. E anche questa è una prova che dovevo fare. Possiamo fare la bomba di melma che avvelena i nemici. Questa bomba qui forse potrebbe anche tornarci molto utile contro i lupi. Ma non ci dà nulla con la pelle del lupo. Ma la posso cuocere almeno la carne? 45 salute e 15 di resistenza. Che praticamente è come la zuppa di cervo. Solo che la zuppa di cervo richiede tantissimi ingredienti. Questa qui è una carne fenomenale. Allora, dato che un po' di materiale ce l'ho, perché non fare la spada? Non è affatto lenta. Sì, così l'ho un porcaretto però. Ma lo sapete che mi piace? Pensavo fosse molto più lenta. Probabilmente con questa qui ai lupetti facciamo un po' più di danni. Probabilmente dobbiamo migliorare il banco da lavoro per utilizzare la pelle di lupo. E io vorrei potenziare anche questa spada qui perché anche nella palude veramente ci farà comodo. Allora, ho depositato il coltivatore e la zappa perché comunque mi stavano occupando dello spazio qui nell'inventario. Però adesso mi serve per
per sistemare tutte quante le cose. I rubi li abbiamo visti, il gelo della neve l'abbiamo provato. Andiamo nella palude. Questa volta deve essere diverso, per forza. Qui non è la cosa migliore, ragazzi, sicuro. Devo migliorare tutto qua. Però così teoricamente possiamo riuscire ad arrivare un po' dove vogliamo, eh. Ci vogliono 3 attacchi con la spada per uccidere comunque gli alberelli. Stessi attacchi che mi fa il coltello. Solo che il coltello è più veloce. Che cosa? Che cosa? Ma questo? No, 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 no,
Perché? Perché? Io non... Allora, queste qui, io le conosco queste bastarde di zanzare. Io non ci credo. Tutto questo davvero non ha senso. Non ha senso. Io come ci arrivo mo laggiù? Le zanzare sono fastidiose perché levano tantissimo, ma le zanzare fanno parte di un bioma che sta dopo la palude. Quindi sono bestie che fanno malissimo, per principio. Ma io come dovrei affrontarle? Guarda tu, come devo ritornare in là. Ma le zanzare, ragazzi, non sono bestie che dovremmo affrontare adesso. Cioè, quelle veramente sono fastidiose e fanno male per principio. Fanno malissimo, avete visto che... Cioè, due colpi e addio. No, 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 la marea non la voglio. Come ci arrivo io di là? Recupera, recupera, recupera. Guarda tu. No, questa proprio, ragazzi, è una cosa veramente strana, 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 eh. Perché poi è solo un piccolo pezzo di bioma. Il bioma quello dove sono le zanzare. Infatti io ho riconosciuto prima i fiori e ho pensato subito, ma com'è possibile? Qui ce ne sono 18. Ok. Dai, la spada è carina. Sì, mi piace. Quello vi prende a pietrate. Di qua è male perché ci stanno anche le zanzare. Quelli sono i goblin che non... Ci sono diversi mostri che non dovrebbero trovarsi qui. Ve lo giuro. No, 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 no. Ma t'attacchi proprio. T'attacchi proprio. Ho scoperto una zona veramente dannata. Ma dannata, dannata, eh. Devo sperare che andando di là becchiamo solo nemici della palude. Non si devono unire due biomi, ovvero foreste... A parte che qui se ne uniscono tre di biomi. C'è la foresta nera. Ora probabilmente rimorirò, eh. Ma la foresta nera si unisce alla palude. E poi di qua. Dai, se rimango così non dovrebbero vedermi. Il cavolo. Il cavolo, non dovrebbero vedermi. Per fortuna l'ho uccisa, per fortuna l'ho uccisa. Non hanno resistenza praticamente, appena le colpisci le uccidi. Ma avete visto quanti danni fanno? Ecco, vedete, queste qui sono le pianure. Ma non è possibile che le pianure si uniscano a tutto. No,
adesso arrivano i balordi. Che poi si stanno scannando tra di loro. Le pianure non c'entrano nulla con me adesso. Al momento la cosa migliore veramente è prendere questa dannata zattera e andarcene. Probabilmente ho preso una brutta zona io. La zattera l'ho lasciata lì giù. Devo trovare una soluzione a tutto questo casino, perché non so neanche se la palude sia effettivamente completa. Quella piccola zona della pianura potrebbe essere molto comoda. Se le zanzare le inizio a sfruttare per i loro drop, per quello che rilasciano, potrebbe andare bene. Queste frecce non ricordo neanche se avvelenano, ma guardate quanto fanno, perforazione 62. Io vi dico solo che quelle che abbiamo usato noi fino adesso hanno perforazione 27. Io comunque, ragazzi, faccio riposare un po' Fernandeiro, che ha passato un periodo bruttissimo, ma si riprenderà, ve lo assicuro. O comunque ci proveremo. Io, ragazzi, come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo che ci sono tante altre serie sul canale. Inoltre vi ringrazio anche dei 100 iscritti. Piano piano state a crescere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.